Buongiorno amici. Allora, io mi sono appena data una sistemata velocissima, cioè correttore e mascara e basta. Sto uscendo, sto andando da Terry a studiare perché anche lei stamattina stava a casa, allora ci siamo sentite stamattina e abbiamo deciso di studiare insieme. Quindi io sto preparando le cose. Scusate, c'ho tipo il fiatone, ma dentro casa mia stamattina si muore dal caldo. Dobbiamo capire come regolare i termosifoni perché vi giuro c'è una temperatura soffocante. Quindi insomma sto preparando lo zaino, non so se riprenderemo qualcosa perché appunto dobbiamo studiare, però tanto io ve lo dico che sto andando là. Mini. Ciao. Mi guarda male. Mi sta lanciando degli incantesimi. Mini. Ciao. Ma sei bellissima. Cicciona, cicciona. Io sono ancora qui in quel di casa di Terry. Abbiamo studiato un sacco. Però siamo state un sacco brave. Non ti riprendo. Siamo state un sacco brave rispetto alle nostre supposizioni. Ma tanto se siamo in casa non combiniamo niente. Cioè, sto qua dalle 9:30. È quasi l'una. Abbiamo studiato quasi tutto il tempo. Che brave. Cioè, l'unico momento che non abbiamo studiato è quando Minerva ha attaccato me. Sì, è vero. Che Minnie è Disperazione. cattiva. Vuole solo mangiare. Puzzona! Che stanchezza, ragazzi. Oggi sono un po' sparita, ragazzi, perdonatemi, però stamattina, come avete visto, sono stata con Terry e siamo state anche brave, devo dire, perché noi in genere. Giulia ha mollato la giacca sul divano, poi papà mi si inchioppa. Siamo state molto brave perché in genere noi quando ci vediamo per studiare, non è la prima volta che studiamo insieme, e anche se studiamo cose completamente diverse, comunque ovviamente se ci metti insieme vogliamo cazzeggiare, chiacchierare, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo sempre andare a rinchiuderci in una biblioteca dove siamo forzate a stare in silenzio e studiare, se no ci facciamo i nostri cavoli. Invece siamo state un sacco brave, sarà l'atmosfera, sarà che siamo entrambe un po' preoccupate per le rispettive sessioni o per la tesi. E alla fine siamo state brave, abbiamo intervallato il tutto con qualche chiacchiera, tanto per gradire, pausa caffè, eccetera. Però siamo state molto brave, ho scritto tantissimo stamattina, ho scritto quasi tutto un paragrafo e ho messo a posto anche qualcosina del paragrafo precedente, quindi sono molto contenta e ho impegnato moltissimo il mio cervello, quindi adesso mi sto per mettere al pianoforte e siccome sto imparando a fare qualche canzoncina anche natalizia, magari vi faccio sentire qualcosa. E madonna quanto pesa questa macchinetta, appoggiamola un attimo qua. Povero Budino, oggi è rimasto un po' da solo perché non ci siamo incastrate bene con gli orari come al solito io e Giulia e quindi è stato da solo tipo una quarantina di minuti e siccome lui non è abituato aveva fatto una tragedia epocale, quindi io sono tornata a casa che era fuori di sé, però tutto a posto. Io adesso quindi suono un po', mi distraggo un po' e poi magari mi metto a fare un po' storia, perché l'esame di storia non lo sto per niente considerando, ma c'è lo stesso, anche se io faccio finta che non ci sia. Silent night.
Sono le 9:10. Guardate il mio sfondo di Firenze, che carino, non ve l'ho fatto notare bene. E mi sono già struccata perché dopo cena avevo voglia di lavarmi subito faccia, denti, mettermi sul letto e non alzarmi mai più. E stavo pensando che domani vorrei andare in palestra, perché cioè, sto tergiversando veramente troppo questo allenamento e non mi piace, perché il modo sano di sfogare un po' lo stress eccetera non va bene. Mi ero abituata talmente tanto bene ad andare in palestra, poi con tutte le cose tra il ginocchio eccetera, e ho lasciato tutto che corresse troppo. Per carità, ho dovuto anche stare a riposo per forza, però ormai sono già 2 settimane che ho la conferma che posso tornare a fare attività fisica. Ho trovato 1000 scuse per non andare mai. Devo riprendere in mano la situazione e vorrei andarci 3 volte a settimana, e devo cominciare questa settimana, sennò non comincio più. E domani voglio andare in palestra, devo soltanto decidere se andare in metro o in macchina, perché in realtà è comodissimo andarci anche in metro, soltanto che poi al ritorno, dopo l'allenamento, farsi pure il tragitto in metropolitana, che sei stanca, tutte queste cose qua, questi grandi problemi della vita. Però ci vorrei andare presto presto, cioè tipo, cioè uscire di casa per le 7:30, insomma vorrei andare proprio presto presto, perché così poi ho tutta la giornata davanti per fare tutte le varie cose, perché tanto alla fine tra arrivo in palestra, mi cambio, faccio l'allenamento, poi mi faccio la doccia, mi rivesto e ritorno a casa, passano almeno 2 ore e mezza. Devo fare la brava, cioè non è giusto, quindi mi devo fare forza, anche perché mi sta venendo un po' di pancetta. Vabbè, questa settimana sono un po' gonfia perché è settimana preciclo, quindi è giusto che sia così, però cioè, in realtà mi vedo anche bene, però non mi vedo tonica. Sono andata un po' di volte con mamma sporadicamente a ottobre, però non in modo continuativo, che fatto così non serve veramente a niente, non è lo stile di vita che piace a me. Io non voglio diventare una bodybuilder, ma neanche una couch potato per sempre. Vorrei cominciare a vedere qualche film natalizio in realtà, perché tutti gli anni me lo dico e poi non vedo mai film di Natale. Siccome ce ne sono tanti nuovi su Netflix, anche un po' chick flicks, come si chiamano le... si chiamano chick flicks, le commedie? Questi termini americani, visto tutti parlano in inglese su YouTube. Oppure potrei vedermi serie TV, non lo so, perché non mi va molto di vedere serie, cioè mi va di ricominciare le serie che ho già visto, perché io mi affeziono talmente tanto alle serie che poi mi dispiace quasi affezionarmi a delle altre, quindi poi torno sempre indietro. Adesso non so perché mi è venuta la fissa di ricominciare a vedere Glee, soltanto che per me Glee è una tragedia, perché io ogni puntata piango, perché io mi emoziono tantissimo con le canzoni, cioè penso non ci sia niente che mi emoziona di più di sentire le canzoni, ovviamente alcune canzoni, non tutte, però in un contesto come Glee, che è tipo musical, in cui la gente si dedica alle canzoni a vicenda, io piango. Sempre, cioè perennemente. Poi vabbè, ovviamente vedere cori non mi fa bene, e quindi tutte le volte che vedo Glee piango, però mi piaceva talmente tanto. Tra l'altro io l'ho interrotto alla 4ª stagione perché non potevo assolutamente vedere la morte di Finn. Vorrei che ci fosse da qualche parte da vedere, non illegalmente, perché per una questione di qualità e perché così non mi si bloccano gli episodi con 1000 pubblicità, però non c'è da nessuna parte, perché non lo mettono tipo su Infinity. Anche io a un certo punto mi ero scaricata, cioè mi ero fatta l'abbonamento di prova di un mese, perché c'era Gossip Girl e The O.C., solo che poi mi sono rotta le scatole di vedere tutte e due e quindi poi ho disdetto Infinity. E io uso prevalentemente Netflix e a volte Amazon Prime. Ah, tra l'altro, professore di Amazon Prime, vi avevo detto che vi avrei aggiornato sui film commedia americani da vedere. Vi dovete vedere un film che è veramente una cavolata, cioè è piuttosto stupido, però è carino perché è uno di quei film stupidi che poi hanno una morale, e si chiama What's Your Number in inglese, tradotto Sex List in italiano, ed è una commedia. Allora, lei non mi ricordo assolutamente come si chiama, però lui è Chris Evans, e ragazze, cioè se non sapete chi è Chris Evans andate a recuperare immediatamente, perché è una degli uomini più belli che abbia mai visto nella mia vita, vi giuro. E praticamente vabbè, la storia è piuttosto stupida. Ci sta lei che legge su una rivista che il numero medio di amanti per una donna deve essere tipo 10,5, e lei invece è andata a letto con quasi 20 uomini, e quindi decide che
finché non trova l'uomo della sua vita che poi sposerà, non andrà a letto con il 20° amante della sua vita. E quindi è molto divertente tutta la cosa, perché poi lei decide di rifrequentare tutti i suoi ex per vedere se qualcuno di quelli che l'ha lasciata è cambiato nel tempo. E niente, è troppo carino. Cioè, me l'ha fatto vedere Elvi una sera che volevamo vedere una cosa molto tranquilla. Ed è sì, abbastanza trash, però è carino perché boh. È fatto bene, c'è una bella trama, è abbastanza fluido, non è brutto da vedere. È una tematica molto leggera, ma non è un film brutto. Secondo me c'è una grande differenza. Cioè, tipo, un film brutto brutto che ho visto recentemente è SPF 18 su Netflix. Io l'ho visto soltanto perché c'era Noa Centineo, ma no, regà, cioè, potete capire, il film più brutto della storia, senza una trama, senza dei personaggi, senza sceneggiatura. È una cosa. Vabbè. Mi sa che mi rivedo un po' di Glee. Amici, è arrivato il momento di salutarci. Si vedrà dalla mia faccia che nel frattempo mi sta venendo un sonno incredibile. Quindi spengo tutto e vado a nanna.